Livorno dedica una mostra al suo grande artista nel centenario della scomparsa, Modigliani e l'avventura di Montparnasse, capolavori delle collezioni Netter e Alexandre. Fino al 16 febbraio nel quartiere Venezia. In mostra ci sono 14 dipinti e 12 disegni di Amedeo Modigliani, opere raramente visibili al pubblico. Innanzitutto bisogna dire che è un momento epocale per Livorno. A 100 anni dalla morte dell'artista, del suo figlio prediletto, arrivano qui in città capolavori unici di Modigliani. È un momento eccezionale di grande valore culturale, storico, costruito a partire appunto da due collezioni, una Netter e l'altra Paul Alexandre. Netter è uno dei primi grandi collezionisti che si era dedicato a raccogliere le opere di questo artista considerato maledetto, ma di fatto non lo è mai stato. Era uno dei protagonisti assoluti della scena parigina in quel momento, e l'altro Paul Alexandre, il medico di Modigliani, che ha collezionato gran parte dei disegni che troverete qui esposti. Accanto alle opere magnifiche di Modigliani si possono ammirare in mostre celebri capolavori di André de Rennes o James Soutine. Soutine, tra l'altro, che appare ritratto da Modigliani in questa mostra, una delle opere più calde, direi, più incandescenti fra quelle qui presentate, assieme ad esempio a un'altra magnifica opera che è quella bambina col vestitino azzurro, con questi occhi azzurri profondissimi che a tutti ha sempre ricordato gli occhi della Venere di Botticelli.